Precede una piccola guarnigione e eccolo, lo vediamo che si avvicina a noi, che passa qua davanti a noi in questo momento. Vostra Maestà, siete benvenuti, affiancato da Drouot, uno dei suoi più fedeli collaboratori, forse non il più fedele, ora vedremo più avanti che c'è stato qualcuno ancora più fedele forse di Drouot, ma comunque Drouot era un grandissimo collaboratore, un grandissimo e fedelissimo collaboratore. Abbiamo poi la madre di Napoleone, Maria Ramolino, con le dame. Poi abbiamo il sindaco di Marciana dell'epoca con la sua consorte Cerbone Vadi. Abbiamo i nobili del paese di Procchio che stanno seguendo Napoleone nel suo sfilare davanti a noi, e adesso andranno sulla spiaggia. Avere la possibilità di mandare dei messaggi velocemente, ecco, era un'ottima cosa. Questo fu uno dei punti che fece scegliere praticamente la Madonna del Monte come Andrea, luogo per passare alcuni giorni. Abbiamo qua davanti a noi il Serano, da qualche giorno, partendo dalla porta destra, vediamo appunto con il tamburino, abbiamo i nobili del luogo, abbiamo due soldati che gravate un amante della pratica. Non parole inglesi. Avete ragione, è sensibile a questo argomento, è molto sensibile, giustamente direi, visto che con gli inglesi, come sapete, non aveva propriamente un buon rapporto, mettiamola così. Poi abbiamo appunto la madre, la signora Ramolino, che era comunque sempre vicina a Napoleone. Abbiamo le sorelle, altre due sorelle di Napoleone. Poi abbiamo il sindaco, e appunto che vuole fare con le consorte, i nomi del luogo e il resto della Sierra della Corte. Come vedete, stanno preparando sullo sfondo le torce e più attenti di voi riusciranno a scorgere alla destra della spiaggia, tra gli ombrelloni, riusciranno a scorgere probabilmente un bagliore, una fiamma, un personaggio, un qualcuno che sta arrivando, che si sta avvicinando.
Abbiamo visto lì il buono per Napoleone e Paolina, visto che tra i due c'era comunque un aspetto profondo. Paolina è una figura molto distinta, molto cattiva, ma comunque si sente molto vicina a Napoleone. La nota di servizio, adesso arriveremo sulla strada e non vi preoccupate, potrete fermarvi tranquillamente sulla strada, il traffico è stato bloccato, resterà bloccato per qualche minuto, diciamo che per cittadini, affinché possiate riconoscere nel vostro nuovo sovrano un padre e una guida. Auguro all'amata sorella Maria Paola, per me e per tanti altri Paolina, un soggiorno sereno e gioviale in questa terra densa di profumi e colori che certamente ti faranno felice. Per ringraziare il Mer Cerbone Vadi, ho fatto preparare in un'altra piazzetta dei cantuccini ed un dolce vino che ho voluto apprezzare e ho apprezzato tantissimo qui all'Invadeta. Si chiama Adriatico, mi raccomando bevetelo con parsimonia perché l'effetto vero e proprio si sente dopo i circa 10-15 minuti. Noi avevamo i cavalli, voi non so, quindi datevi una regolata. Per allegrarci appunto tutti insieme e per brindare all'amicizia instaurata con gli Albani e nonno. Quindi seguitemi tutti, grazie. Bene, ringraziamo Napoleone per le sue parole piene di affetto e direi di proseguire con il corteo verso l'assaggio di penso di sia. Bene, siamo giunti a una nuova ed ennesima dimostrazione di affetto, una nota dolce, chiamiamola così, dell'accoglienza nei confronti di Napoleone e nei confronti, diciamo, dello stesso verso i suoi ospiti, verso gli Elvani. Qua abbiamo, come ha accennato prima Napoleone stesso, abbiamo dell'Aleatico. Immagino tutti voi sappiate che l'Aleatico è il vino caratteristico, il vino distintivo della nostra isola, un vino passito, liquoroso, molto, molto forte, molto intenso. Che non so come lo scegliere. Bene, vediamo che abbiamo rischiato di far assaggiare l'Aleatico anche a tavolino. Abbiamo Napoleone che si è improvvisato oste e sommelier, che è francese, comunque ci sta. Ok. Benissimo. Io penso di parlare a nome di tutti, chiaramente, e questo brindisi che farò insieme al Mer Cerbone chiaramente sarà un brindisi
accorato, un brindisi per tutti coloro che sono qui presenti, per gli albani e non, ci sono anche molte persone che sono venute a villeggiare all'Isola d'Elba e anche a curiosare un po' i luoghi caratteristici. Ai miei tempi già esisteva il Grand Tour, c'erano molte persone che venivano all'Isola d'Elba a curiosare, a vedere, a cercare anche di toccare, nel vero senso della parola, all'imperatore, ma nessuno ci è mai riuscito perché appunto grazie ai miei fidi soldati, sia Bertrand che Duo, che avevano organizzato il tutto, io sono sempre rimasto indenne da tutte queste possibilità. Quindi una salute a tutti, un cincina a tutti coloro che sono qui presenti. Viva Gleppe! A morte il tiranno! A morte! A morte! A morte! Tiranno! Tiranno! Morte! Beh, come vedete non tutti apprezzavano e amavano la figura napoleonica. C'era qualche, seppur raro, dissidente, qualcuno che non amava la presenza napoleonica, assolutamente, e qualcuno che ha cercato di uccidere l'imperatore, anzi l'ex imperatore. Però per fortuna l'esercito, il suo piccolo esercito, oltre a difenderlo da fans, ammiratori, da ammiratori troppo focosi, riuscivano a difenderlo anche da attacchi molto più pericolosi, attacchi violenti e cruenti. Dunque direi che questa visita di Napoleone qua a Procchio si è conclusa nel migliore dei modi, con un piccolo incidente, con un diciamo per fortuna trascurabile incidente, che di questo periodo va di moda, l'attentato finito male, però diciamo con un piccolo incidente che tutto sommato non ha turbato eccessivamente. Vostra maestà, me lo confermate che non siete rimasto turbato più di tanto da questo assolutamente abituato, giustamente, dopo anni e anni trascorsi sui campi di battaglia a sentire le pallottole che gli fischiavano a pochi centimetri. Oddio, forse no, lui forse era un attimino più defilato, ma vabbè, questo è un dettaglio. E diciamo che era abituato, era un uomo forte. Direi che, come vi dicevo appunto, la presenza, la passeggiata di Napoleone a Procchio ha avuto modo di concludersi nel migliore di modi. Vi chiedo, per ringraziare tutti i figuranti presenti, un grande, grandissimo applauso. Giustamente sono stato redarguito in quanto non figuranti ma gradino superiore, rievocatori. Ok, chiedo scusa per la mia defiance tecnica e terminologica. Comunque ringrazio tutti, in generale, ringrazio tutti i presenti, perché comunque organizzare una cosa così, seppur semplice, piccola, vi assicuro che è un impegno grande, veramente un impegno molto 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 grande. E se qualcuno di voi volesse fare delle fotografie con tutti questi fantastici rievocatori, qua la piazzetta sarà a disposizione con tutti i personaggi qua presenti. Vi ringrazio veramente tanto per aver partecipato, direi oggettivamente in maniera abbastanza numerosa, a questa serata. Vi auguro un piacevole proseguimento di vacanza e vi invito a seguire le altre iniziative organizzate dalla Procchio Napoleone. Buona serata a tutti. Dunque, Napoleone è qua, se volete, è un soggetto instagrammabile. Vostra maestà, me lo consentite? Instagrammabile, me lo consentite? No. E purtroppo Instagram è in inglese, non è in francese, mi dispiace. Io sono mezzo francese. E a me ci hanno chiamato.